Allora, buonasera a tutti. A nome del soprintendente speciale Daniela Porro saluto tutti voi, vi do il benvenuto qui al Drugstore Museum. Oggi siamo particolarmente felici e anche un po' emozionati perché parliamo di un argomento che ci sta molto a cuore e di un tema molto importante, che è quello della figura e dell'eredità di Antonio Cederna, che io considero a tutti gli effetti uno degli intellettuali, un po' degli eroi fondatori dell'Italia moderna, dell'Italia del secondo dopoguerra. Una figura che ha svolto un ruolo fondamentale non solo dal punto di vista del patrimonio culturale, ma della coscienza civile, dell'educazione civile e anche proprio della civilizzazione di un paese che dal secondo dopoguerra è diventato un paese basato su una cultura di massa, su una società di massa, e a cui appunto Antonio Cederna, insieme ad altri uomini illustri, pochi in vero, ha dato un contributo essenziale. Quest'anno ricorrono i 100 anni della nascita di Cederna, e forse non è stato celebrato con i dovuti onori. Probabilmente sarebbe stato necessario da parte dello Stato uno sforzo organico maggiore, più sistematico, ovvero io mi sarei aspettato almeno una istituzione di un comitato nazionale per il centenario, perché facciamo spesso centenari di personaggi importanti, insomma, in diversi campi delle nostre scienze e della nostra società, ma ecco, il caso di Cederna, insomma, è uno di quelli veramente di rilievo. Ho veramente il piacere e l'onore di avere come relatore Maglio Lilli, che è archeologo, topografo e giornalista per il Fatto Quotidiano, collega che con un suo modo, con una sua cifra, un suo stile, incarna, a mio avviso, in un certo senso l'eredità di un certo cedernismo, cioè di un certo modo di approcciare e di lavorare sul patrimonio culturale. Prima di lasciare la parola a Maglio, io introdurrò brevemente il Cederna nel contesto. Di Cederna penso che anche voi già sapete tante cose. Ho pensato di poter fare un po' una introduzione al pomeriggio parlandovi di Cederna archeologo, perché probabilmente pochi di voi sanno che Cederna, Antonio Cederna, fu di formazione un archeologo. Lo fece da militante nei primi anni della sua carriera, dopo essersi laureato a Pavia, specializzato alla scuola di specializzazione di Roma. Compì una serie di scavi, il più celebre è certamente lo scavo che fece a Carsoli, dove rinvenne una stipe votiva, che è questa qui, lo vedete in una foto dell'epoca, questa è una foto d'epoca della stipe votiva di cui si occupò, di cui diede una importante edizione su notizie degli scavi, che già da sola, secondo me, dava l'idea della serietà, del metodo e della, diciamo, visione del mondo che Cederna aveva del patrimonio. Il legame di Cederna archeologo con quello che poi sarà successivamente, ovvero quello di giornalista, politico, intellettuale a 360 gradi, è a mio avviso essenziale. Allora, io stasera vorrei cercare di trasmettervi un'idea fondamentalmente, ovvero che l'archeologia è politica. L'archeologia è, di tutte le scienze storiche, forse la più politica, nel senso che è quella che meglio si presta da sempre ad essere utilizzata, attualizzata e praticata per scopi di politica, diciamo, di ogni genere. Politica ad alti livelli, cioè la politica di uno Stato, l'indirizzo politico estero, interno, socio-economico, ma anche semplicemente la politica culturale, ovvero l'archeologia è uno strumento molto delicato. Voi spesso siete abituati a pensarla come, non dico un passatempo, ma un aspetto del turismo, un aspetto della quotidianità del dopolavoro. Ecco, no, l'archeologia è una scienza invece, è una materia in sommo grado politica e in sommo grado difficile da utilizzare e anche potenzialmente pericolosa da utilizzare. Dico questo perché Cederna è un personaggio, da questo punto di vista, di rottura. La sua attività comincia nel secondo dopoguerra e viene a
innovare radicalmente un modo di fare archeologia o di approcciare al patrimonio che fino ad allora era stato quello del fascismo. Il fascismo è stato per molti aspetti la bestia nera, dice Derna. Questo è il suo libro forse più famoso, Mussolini urbanista, un libro oggi storicizzato, datato, che chiaramente noi leggiamo in contesto, quindi che non prendiamo più alla lettera come poteva accadere 40 anni fa quando venne pubblicato, ma un libro ancora fondamentale, un libro che dovrebbe essere letto da tutti coloro che studiano materie legate al patrimonio culturale e non solo, che è un libro in cui Antonio Cederna ricostruiva quello che secondo lui era stato il modo che il fascismo aveva, con fascismo non intendo solamente Mussolini e il governo fascista, intendo tutta la cultura italiana di quel periodo, perché come sapete il fascismo non fu un fenomeno legato alle classi dirigenti o alla classe politica, ma fu un fenomeno di massa ampiamente incistato e diffuso nella società anche medio borghese e piccolo borghese e anche proletaria, per cui fu un fenomeno della gran parte dell'Italia. Questa modalità di approccio all'antico del fascismo è la modalità contro cui Antonio Cederna combatte tutta la vita, e la sua filosofia del patrimonio culturale viene proprio a porsi in antitesi e in come novità rispetto a quello che era stato il modus da parte della cultura della prima metà del XX secolo in Italia di interpretare e di vivere, rivivere e attualizzare l'antichità. La copertina è celeberrima, è Mussolini che finge di demolire col piccone i tetti del quartiere alessandrino per l'apertura della via delle Fori Imperiali. Allora io sono queste cose anche molto note, per cui ci volo abbastanza velocemente. Qual è questo modo del fascismo? Il fascismo ha avuto una cultura molto complessa, molto diversificata in tutti i campi del sapere. Non è stato un periodo oscuro della storia culturale italiana, perché è stato un periodo in cui diverse scienze hanno fatto e raggiunto tantissimi risultati e tantissimi avanzamenti. Anche l'archeologia del fascismo nel complesso, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista filologico, ha avuto delle punte e dei personaggi di rilievo non solo nazionale ma internazionale. Quello che però ha caratterizzato l'archeologia del fascismo sicuramente è stata la capacità di attualizzare il passato, cioè il fascismo ha trasformato la rilettura del passato in una base identitaria per la costruzione del presente. Quindi non il passato così come era stato veramente, non una ricerca storica volta a ricostruire un passato ormai lontano, distante e non più presente, ma il contrario, un passato ricostruito con lo scopo di legittimare il presente. Quindi un passato riletto, ricostruito e interpretato a fini di propaganda politici, a fini ideologici. Tutto questo come si è tradotto, semplificando in termini molto banali, tra i mille lavori fatti durante il fascismo sotto il profilo archeologico, non solo in Italia ma anche in tutte quelle che erano all'epoca le colonie dell'Italia, la più icastica e la più ovviamente stigmatizzata successivamente dal Cederna è proprio Via dei Fori Imperiali. Via dei Fori Imperiali è un'operazione ideologica che si traduce sul piano urbanistico in quello che Cederna definì uno sventramento, cioè ovvero la distruzione di un tessuto storico di una città con il solo scopo di arrivare a mettere in luce e valorizzare un solo periodo della storia e un solo, diciamo, complesso monumento, un solo insieme di monumenti che chiaramente erano quelli della Roma imperiale. Per cui quale fu l'operazione? L'operazione fu quella di riannodare in maniera chiaramente irrazionale, in maniera non scientifica, in maniera che oggi a noi appare aberrante e che io spero continui a sembrare aberrante anche per le prossime 50 generazioni, ma dico spero perché questo non è un fatto così scontato, anzi, ci tornerò alla fine di questo mio breve intervento introduttivo. Ma questa idea del passato come presente, cioè di questa circolarità del passato che di fatto alimenta e giustifica il presente, è proprio la quintessenza della politica ideologica della cultura fascista, almeno in campo storico e in particolare antichistico. Questa distruzione, qui la vedete ancora meglio, queste sono le famose cinque cartine che
fecero, che Mussolini fece mettere al Munoz dopo la sistemazione alla fine dei lavori di Via dei Fori Imperiali, lungo Via dei Fori Imperiali, alle spalle della Basilica di Massenzio, che avrebbero dovuto raccontare che cosa? Questa è più parlante di qualsiasi documento storico. L'espansione dell'Impero Romano, da quando Roma è soltanto un piccolo punto sulla carta geografica dell'Euro-Mediterranea, con la Roma di Romolo, fino a la pianta con l'impero fascista, che oggi non c'è più, chiaramente, perché venne poi demolita dopo la caduta del fascismo, smontata, eccetera, eccetera. Questo da solo vi dà un'idea dell'idea della storia di quel periodo lì. Un'idea che non è, come poi appunto ebbe a dire Cederna o tanti altri intellettuali, sia di area liberale, sia di area marxiana, sia insomma di area, diciamo, anarchico socialista dopo la guerra, non era un'idea aberrante o degradante, o, come diceva Norberto Bobbio, una non cultura. No, purtroppo la cosa molto come dire, forse più grave, più inquietante, è che il fascismo ebbe una cultura, ebbe una grande cultura, complessa, articolata, ricca di fenomeni, di epifenomeni, di dinamiche che oggi ancora dobbiamo, per tanti aspetti, comprendere e capire. Ma proprio per questo la cosa è tanto più inquietante, perché non si trattò di regresso barbarico. Queste sono le idee dell'antistoria. Si trattò invece di un fenomeno che noi dobbiamo studiare e capire, proprio perché solo studiando e capendolo non si ripeterà più. Quindi quest'uso ideologico della storia che ebbe il fascismo è un uso che noi dobbiamo studiare, decifrare, interpretare, proprio perché è sempre dietro l'angolo, è sempre ricorrente. Basti che pensiate agli anni 90 e alla Lega e a quelle cose sull'Ampolla, il Po, la Padania. Cioè, quest'uso non è mai morto, e noi dobbiamo essere sempre, come cittadini, vigili affinché ci sia molto chiara la lezione di Cederna, che è la lezione del contesto e della storia che non si ripete. Allora, da cosa parte un'altra cosa del fascismo famosissima? La Mostra Augustea della Romanità. Questa è stata la prima grande mostra di massa mai organizzata in Italia, probabilmente forse la prima mai organizzata in Europa. Ebbe più di 1 milione di visitatori. Venne organizzata per il bimillenario di Augusto e fu organizzata da quello che è stato l'archeologo del regime, che si chiamava Giulio Quirino Giglioli, che adesso vi farò vedere. Anche qui un'incredibile fusione tra scienza, perché è stata la più grande mostra sulla romanità mai organizzata nel XX secolo e anche nel XXI, tuttora nessuno ha mai azzardato una mostra di tale ampiezza e di tale sistematicità. È la mostra da cui è nato il Museo della Civiltà Romana, che oggi è all'EUR. La gran parte della collezione del Museo della Civiltà Romana raccoglie i plastici, i gessi, le ricostruzioni e i documenti, prima messi insieme per la mostra dell'11 da Rodolfo Lanciani, poi enormemente ampliati da Quirino Giglioli per la mostra del bimillenario di Augusto. Ma al tempo stesso, basta che guardiate questa ricostruzione scenografica dell'ingresso di Palazzo delle Esposizioni a Via Nazionale, che viene coperto con questa scenografia temporanea, guardate come il fascismo reinterpreta. Il fascismo, l'arco trionfale di Costantino, viene trasformato in un arco che parla il linguaggio dell'architettura, quello che noi chiamiamo il neoclassicismo fascista, la lingua di Piacentini, la lingua della scuola di Piacentini, e poi tutto la ripetizione dux, dux, dux. E quindi qual era l'idea di questa mostra? L'idea era che la lunga millenaria vicenda dell'Impero Romano si rinverava, ritornava attuale e viva in quella dell'impero fascista. Infatti la mostra si chiudeva con l'ultima sala che celebrava il nuovo impero fascista. Quindi guardate, scienza e propaganda ideologica e politica che vanno a braccetto. Questi sono gli interni delle sale, questa è la sala dei trionfi. Aspettate che si è fermato.
questa è la sala in cui erano esposti gli acquedotti e le terme e via dicendo. Allora, che succede con la seconda guerra? Succede, come lo sapete, che l'Italia viene sconfitta, Mussolini fa la fine che deve fare e con l'arrivo degli alleati, l'armistizio e la nascita della Repubblica, l'Italia avrebbe dovuto fare i conti col passato. Ora, il tema è gigantesco, non possiamo neanche accennarlo qui. Vi dico però che, per quanto ci riguarda, i conti con l'archeologia non li ha mai fatti. La generazione degli archeologi che aveva insegnato, fatto ricerca e lavorato nel corso prima dei governi, diciamo, da Giolitti fino al primo dopoguerra e poi durante il lungo periodo del fascismo, erano stati praticamente quasi completamente, tutti gli archeologi classici, tutti coinvolti nel fascismo, erano stati tutti fascisti, non nel senso che erano tutti militanti, ma comunque avevano tutti firmato l'adesione al partito. C'era poi chi era un fascista veramente militante e anzi addirittura non solo militante ma politicamente rilevante, adesso ne vedremo due casi, e c'era chi si era tenuto un po' più a margine con un atteggiamento un po' da Nicodemo, come Nicodemo nel Vangelo, ovvero abbiurava, si nascondeva ma non usciva allo scoperto. Ma di fatto tra gli archeologi non c'erano stati oppositori al fascismo, perché il fascismo anzi aveva dato agli archeologi un lustro e una capacità di incidere sulla realtà contemporanea che gli archeologi non avevano mai avuto prima. Il governo fascista aveva investito una quantità di risorse enorme nelle ricerche archeologiche, quindi gli archeologi erano anzi molto coccolati e vezzeggiati dal sistema politico fascista. Che succede? Succede che nel secondo dopoguerra ci sarebbe dovuto essere un redderazione, cioè una resa dei conti, perché per rigenerare veramente l'Italia sarebbe stato necessario fare i conti con questo passato. Ebbene, la cosa non vi sorprenderà, a Roma, dopo una brevissima fase epurativa, cioè in cui tutti quelli che erano stati professori ordinari di archeologia all'Università di Roma La Sapienza vengono rimessi tutti in cattedra, senza battere ciglio, cioè i processi epurativi furono molto circoscritti, molto, ci sarebbe insomma da indagare ancora tanto sui documenti di quei processi, ma di fatto in un momento di congiuntura storica importantissimo, che fu quello successivo alla proclamazione della Repubblica e alla cosiddetta paura del comunismo, piombò un'amnistia generalizzata, per cui le stesse persone che avevano gestito l'archeologia prima della seconda guerra furono di nuovo i docenti che formavano gli studenti che erano nati sotto il fascismo ma che erano maturati già negli anni della liberazione. Tra questi uomini Giulio Quirino Giglioli, quello che vi ho appena detto, il più grande probabilmente archeologo italiano della prima metà del XX secolo, che era stato fascista della prima ora, credo fosse iscritto al partito dal 1921, quindi, ed era stato il primo che aveva, è stato l'organizzatore della prima celebrazione della marcia su Roma del 23, quindi questo per darvi un'idea del coinvolgimento politico. Ancora, altro gigante dell'archeologia nazionale, Biagio Pace, siciliano nativo di Comiso, il più grande conoscitore della Sicilia mai, credo, esistito, anche oggi non ha eguali. Biagio Pace era stato tra i fondatori del partito fascista e nel dopoguerra fu tra i fondatori del movimento sociale italiano. Anche lui ritornò in cattedra immediatamente dopo la... Un altro personaggio, questo forse a voi noto, Massimo Pallottino. Massimo Pallottino è stato uno dei grandi antichisti del XX secolo, e allievo di Quirino Giglioli, viene considerato di solito il fondatore dell'etruscologia, anche se improprio perché l'etruscologia esisteva da prima di lui, esisteva già dagli anni 20, ma è stato sicuramente uno straordinario organizzatore di cultura e uno dei più grandi storici del mondo antico italiani del XX secolo. Massimo Pallottino era stato fascista anche lui, da giovane, aveva fatto una carriera velocissima in università, nel dopoguerra si ricolloca nell'ambito della Democrazia Cristiana ed è uno dei più influenti tra i personaggi
della cultura romana e italiana tra gli anni 50 e gli anni 70-80. Massimo Pallottino incarna tutta una serie di aspetti diversissimi da quelli di Cederna, del gruppo di Cederna, insomma dal gruppo degli intellettuali del mondo, ma diciamo anche lui ha una sua caratura, una sua originalità, al di là della grandezza dello scienziato e della sua capacità di creare un intero campo di studi che è quello degli studi etruschi italici. Ma Massimo Pallottino fu tra i primi a intuire l'importanza della divulgazione ai cittadini del patrimonio. Organizzò già negli anni 50 alcune importantissime mostre sugli Etruschi, che sono state mostre pionieristiche, avanguardistiche da questo punto di vista, e favorì e incentivò quella che noi oggi chiamiamo, con termine un po' anche brutto, archeologia pubblica, cioè una partecipazione dal basso dei cittadini. Fu sempre un democristiano tutta la vita, fu un uomo di potere straordinario, è stato uno dei grandi uomini di potere dell'Accademia italiana, ma ve ne parlo perché è uno di questi personaggi che dovete considerare come complementari a quelli del gruppo di Cederna. Un altro ancora dell'epoca, questi sono tutti i personaggi con cui Cederna ebbe a che fare quando venne a Roma a studiare alla scuola di specializzazione. Un altro, il grandissimo Ranuccio Bianchi Bandinelli, che è stato anche lui uno dei giganti europei dell'antichistica del XX secolo, e, nobile, della piccola nobiltà senese, si convertì dopo la guerra, dopo essere stato durante il fascismo un Nicodemo, uno che aveva mantenuto un profilo molto basso, che comunque era rimasto al suo posto pur non essendo mai stato veramente fascista e mai aver simpatizzato per il fascismo, ma non fu certo un oppositore o un partigiano, almeno fino al 44, insomma. E nel dopoguerra ebbe un ruolo importantissimo perché fu l'uomo di punta del Partito Comunista per la politica culturale a Roma e in Italia. È stato quindi un personaggio centrale, autore della Enciclopedia dell'Arte Antica, che forse è l'ultima grande opera di filologia storica che l'Italia ha dato al mondo, forse la più grande impresa da questo punto di vista del secondo dopoguerra. Ma qual era la Roma di questa archeologia? La Roma di questa archeologia era ancora la Roma del fascismo, ovvero quando dopo la guerra inizia la ripresa, i primi anni sono gli anni più straordinari, più effervescenti, quelli in cui forse si sarebbe potuto fare meglio e di più, ma dopo la famosa divisione tra comunisti e democristiani, dopo la fine di questa grande alleanza civile che aveva riportato la Repubblica, la democrazia all'Italia, Roma riprende una strada che è quella di cui Cederna sarà il critico più attento, più lucido più battagliero, ovvero la città ricomincia a svilupparsi e a crescere in maniera esponenziale soprattutto dagli anni 50 in poi. Gli anni proprio più tumultuosi sono quelli del boom, quelli dal 58 al 63, a cui non a caso poi segue il nuovo piano regolatore del 61-63 che sostituisce quello fascista del 31. Cosa succedeva all'archeologia? Succedeva esattamente quella che era successo fino ad allora, cioè fino al fascismo, ovvero tutto quello che si trovava veniva o distrutto o salvato, perché magari non si poteva distruggere per una sua eccessiva evidenza, e integrato malamente nella città nuova. La città nuova che è quella che appunto Cederna e dopo di lui Insolera, insomma tutto un gruppo di intellettuali urbanisti, architetti, esperti di patrimonio, ci descrivono nelle loro opere, ovvero una città che esplode con un costruito denso, fitto, con questi caseggiati che non lasciano scampo non solo ai monumenti, ma non lasciano scampo neanche al verde. Il poco che si salva grazie alle battaglie di Cederna e del gruppo del mondo. La Pia Antica, che forse è il più grande risultato dell'attività politica di questo gruppo, ma qua e là, nel tessuto di quella che oggi noi chiamiamo periferia storica,
si salva poco altro. Qui per esempio vedete Villa dei Gordiani, che è una delle più straordinarie ville imperiali del suburbio, che negli anni 50 e 60 viene assediata dal quartiere Prenestino, che oggi conoscete bene, che è un fitto edificato urbano continuo, che ha distrutto non solo il paesaggio della campagna romana, ma ha anche distrutto tutto quello che era il tessuto di memorie archeologiche, monumentali, ambientali, che sorgeva intorno ai monumenti antichi. Quindi la mentalità negli anni 50-60 resta quella del fascismo, ovvero si salva solamente fior da fiore ciò che c'è di più monumentale, ciò che c'è di più integro e leggibile a livello di contesto. Tutto quello che è il tessuto epidermico, la rete di connessioni, il paesaggio, non viene mai considerato adeguatamente, ma viene sacrificato e sottratto per favorire quella che all'epoca è lo sviluppo, la modernità. Questo è il caso di la Villa dei Gordiani, ma anche Via Tuscolana, un altro quartiere popolosissimo, occupato da caseggiati senza soluzione di continuità, dove scampa ad esempio la Villa delle Vignacce, nel Parco degli Acquedotti, forse il più importante paesaggio d'Europa. Il Parco degli Acquedotti è il paesaggio storico più rappresentato della storia dell'arte occidentale ed è, dovrebbe essere, patrimonio UNESCO, non solo dei romani o dei cittadini, ma è un luogo della cultura che appartiene a tutta la cultura occidentale, perché è uno di quei luoghi che viene ripetutamente immortalato dal Grand Tour dal 600. Questa è la situazione negli anni 60. Per chi ha visto i film di Pasolini, Pasolini è stato forse il più straordinario interprete della Roma degli anni 50-60, è stato veramente il poeta, non solo con le parole, ma il poeta visivo, che ha saputo raccontare questo cambiamento epocale, questa crisi e questa distruzione del patrimonio, questa Roma che perde i suoi connotati e si trasforma in una città di massa, in una città contemporanea, perdendo molta della sua identità precedente. Vedete i film di Pasolini perché sono veramente, c'è un senso del sacro, del paesaggio straordinario. Ma la storia di Cederne, la storia degli uomini del mondo, è una storia di minoranza. Noi oggi lo celebriamo e lo ricordiamo e, ringraziando Dio, ancora pratichiamo la tutela del paesaggio e del patrimonio, abbeverandoci a quelli che sono stati gli insegnamenti di Cederna, di Bianchi Bandinelli, di Italo Insolera, insomma di tantissimi personaggi che hanno intellettuali che hanno operato tra gli anni 50 e gli anni 70. Ma non era questo il mainstream. Il mainstream era un altro, ovvero, adesso vi farò vedere dei documenti da questo punto di vista veramente parlanti. Il mainstream era fondamentalmente due. Il primo, Roma che rinasceva dopo la guerra come città per turisti, come capitale del mondo. Allora vi faccio vedere un'immagine che riconoscerete subito. Questa è Sophia Loren alle rovine di Ostia Antica. L'archeologia a Roma non si ferma negli anni 50-60, ma le risorse del Ministero della Pubblica Istruzione, all'epoca non esisteva ancora il Ministero dei Beni Culturali, sono concentrate anzitutto nei siti che sono considerati i siti che diverranno gli attrattori turistici, perché questa storia del turismo che oggi noi parliamo come se fosse un fatto di adesso, non è cominciata adesso. Già Mussolini aveva fatto un piano di investimenti sui siti archeologici italiani e africani che era esclusivamente pensato per lo sviluppo del turismo. Se andate in Libia, oggi non è facile andarci, ma per chi è stato in Libia ai tempi di Gheddafi avrete visitato Leptis, Cirene, Sabrata. Tutte le ricostruzioni fatte dagli archeologi italiani in quei posti sono ricostruzioni pensate anche in chiave di turismo.
Quindi il fenomeno del turismo è un fenomeno che, di massa, il turismo di massa, che quindi porta benessere, economia, sviluppo, contatti, bla bla bla, comincia negli anni già del fascismo. Nel dopoguerra viene ripreso, quindi gli investimenti sono a Ostia Antica, dove viene sistemata la gigantesca area archeologica che era stata scavata soprattutto da Guido Calza tra gli anni 30 e il 42 per l'Esposizione Universale di Roma. Viene fatto un enorme lavoro di sistemazione e musealizzazione. Sophia Loren ci gira un film e se ne fa, come diremmo noi oggi, testimonial. Altra area, Villa Adriana. Anche Villa Adriana è fatta oggetto di un consistentissimo investimento finalizzato alla anastilosi e alla ricostruzione della villa, anche qui pensata in chiave di valorizzazione turistica. Ma l'aspetto che più colpisce di questa nostra politica nazionale del patrimonio tra gli anni 50 e 60 è soprattutto l'ossessione per lo sviluppo. L'Italia esce dalla guerra sconfitta, prostrata, impoverita, arrabbiata, umiliata. Gli anni 50 e 60 sono gli anni della straordinaria ripresa di quello che noi chiamiamo il boom italiano. Sono un ventennio che riporta l'Italia al centro dell'interesse internazionale e consente all'Italia di costruire un'economia, una società e un sistema che lo aggancerà definitivamente all'Occidente e la renderà, come si diceva negli anni 80, una dei sette potenze del mondo. Di fronte a questo obiettivo di far crescere l'economia dell'Italia, il passato, l'archeologia, le testimonianze sono sempre subordinate. Questo che vedete qui è il caso celeberrimo della villa De Volusi Saturnini, che fu scoperta e tagliata in due dalla autostrada Roma-Milano, l'autostrada del Sole, la A1, che quando venne aperta intercettò all'altezza di Fiano Romano questa straordinaria villa, e qui vedete le foto con i tagli della carreggiata stradale di questa straordinaria villa. Concludo con questo, quindi immaginatevi il mondo in cui si muove Cedena si muove in un mondo in cui il patrimonio si salva sempre solo quando è impossibile, per la sua importanza e per la sua monumentalità, distruggere, o si salva sempre non pensando al concetto che è alla base del pensiero di Cederna e di tutta la sua generazione, ovvero che quello che conta non è l'opera d'arte, non è il monumento, ma è il contesto. Perché questa è la lezione importante di Cederna. Cederna recupera un'idea che risale al Settecento, a Catremer de Quincy, risale a Antonio Canova, risale al grande Antonio Nibbi, ovvero non conta l'opera da sola. L'opera da sola, anzi, un'opera da sola maggiormente vittima dell'attualizzazione, perché se voi togliete un'opera dal suo contesto storico la potete reinterpretare e rileggere come volete voi, e non è più storia quella, ma è mito, mito in senso antropologico, non mito in senso fantasia, mito in senso pensiero mitico. Cederna invece riporta al centro del discorso il discorso del contesto, il paesaggio come insieme di relazioni. E allora questa è la lezione che ci lascia, e che adesso lascio la parola a Maglio. Ah no, prima vi volevo far vedere un video, se ancora resistete, dove tutto quello che vi ho raccontato sulla potenza dell'Italia e come il patrimonio veniva preso e spostato per far largo alla crescita economica potrebbe avere degli inquietanti risvolti con il presente. Questo video che vi sto per far vedere è un video girato nel 54, prodotto da Ponti, il marito di Sophia Loren, scritto da Salvatore Aurigemma, che era soprintendente a Roma, archeologo, ed è stato un grandissimo archeologo, e che ve l'ho messo per, oltre che per il motivo che appunto racconta bene qual era la propaganda politica ufficiale del governo in quel momento storico, ve l'ho messo perché racconta di monumenti che stavano qui dentro. È il video che racconta come vennero spostati due sepolcri di questa necropoli imperiale che ancora noi oggi vediamo qui, della Portuense, quando furono trovati qui fuori e furono trasportati
al Museo Nazionale Romano, dove ancora oggi si trovano rimontati. Città delle mille prodigiose quotidiane scoperte. Sulla via Portuense, una società per la distillazione degli oli minerali spianava nel 1951 un banco di roccia, quando rinveniva nel tufo alcune tombe a camera, adorne di pitture e di stucchi di età romana. Resecato e stretto fra tavole e travi, il dado di tufo contenente il vano dipinto da trasportare al Museo Nazionale Romano è stato sollevato, rafforzato, fatto muovere fra gli enormi serbatoi e i fumaioli eccelsi dello stabilimento industriale. E a facilitare al gigante la via, lo si è fatto scorrere su travetti spalmati di sego, dopo averlo incatenato con una fune di acciaio che un potente motore traeva avvolgendo via via la fune a un cilindro metallico. Dati particolari, eh? Sostituita alla fasciatura in legname, un'armatura in cemento armato, il dado di tufo è stato sollevato con binde. Apprestato per carico su un carrello ferroviario. Liberato dalle binde, trascinato verso la sua definitiva dimora. E il pensiero correva con emozione al contrasto tra la tumultuosa realtà di un'industria che dà vita a mille piccole attività commerciali e la testimonianza di un'altra vita di cui l'arte e le credenze ci sono serbate nella camera dipinta. Traversata lentamente la città, il dado di tufo è giunto alle terme di Diocleziano e qui lo si è fatto discendere per mezzo di un piano inclinato nella vasta aula termale cui conferiscono austera solennità due grandi esedre con nicchie adorne di statue. Si è avviato al luogo della sua definitiva sistemazione, dove si unirà alle mille altre voci che echeggiano in tanti modi la grandezza di Roma. Sollevato ancora con binde, liberato del carrello, è stato infine adagiato sui muretti appositamente predisposti. Affinché il trasporto della camera dipinta potesse avvenire senza danni per le pitture, le pareti interne sono state rivestite di tela, resa aderente per mezzo di colla forte. Quando è occorso nel museo restituire alle pareti la vivace evidenza delle antiche figurazioni, si è dapprima ammorbidita la tela per mezzo di acqua calda. Poi la tela è stata tolta a piccoli pezzi. E così si è vista prima apparire la testa di un pavone.
estremità smaglianti della coda dell'animale, punteggiata qua e là dai caratteristici occhi. Infine è apparsa tutta la fascia figurata, coi due pavoni affrontati ai lati di una grande coppa piena a metà di un liquido rosso-bruno. Al di sotto della fascia figurata, la parete ha mostrato le nicchie per le olle cinerarie e la sobria decorazione a boccioli di rosa, fuori e dentro le nicchiette. Sulle nicchie sono graffite le tabelline coi nomi di coloro che ebbero qui il loro riposo. Un Asclepiades, un Afrodisia, eccetera. Tutti liberti della casa imperiale. Di aspetto più nobile è la parete che fa fronte all'ingresso. Anche qui sono le nicchie arcuate e rettangole da cui questi monumenti hanno preso il nome di colombari. E anche qui sono dipinti tra le nicchie boccioli di rosa, frutti di melograno e figurette di uccelli. Mentre a ricordare taluni dei personaggi qui ospitati appaiono due busti. Quello di una fanciulla dalla frangia di capelli liberamente cadente sulla fronte, dal mento affinato e dalla bocca chiusa ed energica, e quello di un giovane dai grandi occhi e dalla bocca carnosa. In basso, sulla parete, è una coppia di coniugi anziani, lei ammantata di bianco, lui in bruno e assorto in gravi pensieri. Ma dal punto di vista figurativo, la parte di maggior impegno è la terza, a destra entrando. In alto, fra un cratere a calice e una colonnetta, appaiono due grandi caproni che prendono nervosamente lo slancio per cozzare l'un contro l'altro. Nella zona inferiore sono scene che prendono a soggetto uomini e donne e sulle quali vuole essere soprattutto concentrata l'attenzione dei riguardanti. Sono scene della vita che i giusti trascorrono nel mondo ultraterreno. Un fanciullo dall'avvio e si tiene con le mani a una specie di monopattino a tre ruote. Cinque persone sono a sedere o sdraiate e sono intente a una conversazione serena. Due giovani vigilati dalla loro madre giocano a mosca cieca. Altri giovani e ragazze sono impegnati nel movimentato gioco della palla. A questa vita nell'Elisio alludono anche il cesto con le melograne, frutto di Persefone, la scena della coppia a banchetto con una fanciulletta che li serve. L'immagine della primavera dal vestito costellato di giovani fronde e di fiori. Infine l'episodio di Ulisse che, legato all'albero della nave, ascolta il canto dolcissimo delle sirene. Una seconda camera è scavata nel tufo, non molto lungi da quella dipinta. La decorazione è qui però ottenuta con stucchi e gli elementi decorativi sono tratti dal mondo del mito e dal mondo della fantasia. Nella parete opposta all'ingresso, due putti alati reggono dei festoni di foglie e nella volta 30 medaglioni recano personaggi mitici e fini ornati vegetali. Festevoli soprattutto le figurazioni, un putto alato su un'ariete in corsa, una menade che si abbandona alla gioia della danza, un Dioscuro su un cavallo al galoppo, un genio alato che dà fiato a una lunga tromba marina. E assai gradevoli sono anche i medaglioni con roselline e doppi fiori di giglio che si alternano ai medaglioni figurati. Mai qualcosa che ci richiami alla destinazione di questi ambienti in cui tutto è immaginato e voluto per rallegrare gli occhi e lo spirito. Ascoltate bene la conclusione. Se non che, uscendo da questi colombari, più lieto appare lo spettacolo della vita. Una vita febbrile a carattere industriale, che domina ormai incontrastata il primo tratto delle vie portuense ed ostiense, e che si svolge quasi a specchio del Tevere, il fiume cui Roma deve la sua vita, e che scorre di qui placido verso la sua foce, tra rive rimaste allo stato vergine da millenni. Il Tevere, che gli antichi figuravano come un gran vecchio giacente, con accanto un naviglio o con accanto la lupa, e che di recente Ferruccio Ferrazzi ha invece figurato come un giovane aitante, con i piedi immersi nell'acqua
nelle braccia un canestro con Romolo e Remo fanciulli e in basso la lupa che guarda materna i divini gemelli. Spero di avervi dato un'idea di che vuol dire fare ideologia politica con le immagini. Qui siamo prima dell'ambientalismo, siamo all'anno zero dell'ambientalismo, della politica di protezione e di tutela del patrimonio. Siamo in un'epoca in cui si pensa e ci si crede che una fabbrica di industria petrolchimica dentro la città, perché stava qui dove siamo noi, sta fuori quando uscite dal Draxor, l'area che stiamo bonificando, la stiamo adesso bonificando, sotto c'è il parco archeologico che è collegato con questo museo, era lì questa fabbrica, dentro la città. Siamo nel 51, questo vi dà l'idea di quale fosse il contesto da cui partiva Antonio Cederna. Grazie, lascio la parola a Maglio. Allora, buonasera e grazie. Grazie soprattutto ad Alessio che mi ha invitato in un posto così bello e così pieno di cultura viva. Gli sono davvero riconoscente. Ringrazio naturalmente anche tutti voi che avete voluto dedicare del tempo ad Antonio Cederna, che cercherò di raccontarvi, spero senza annoiarvi, perché se lo facessi avrei sicuramente mancato di rispetto a voi, ma avrei mancato soprattutto di rispetto a lui, ad Antonio Cederna, a quel che è stato e a quel che rappresenta ancora, soprattutto ora, perché a dispetto di quello che si dice in maniera tout court, è stato molto più di un ambientalista, piuttosto una persona che attraverso le sue azioni è diventato una personalità, uno degli intellettuali migliori della seconda metà del Novecento, mi verrebbe da dire un uomo dal multiforme ingegno, un uomo la cui cifra non si rileva tanto in quel che ha fatto, in quel che è riuscito a fare, piuttosto in quel che ha contribuito a sottolineare, ad indicare come fondamentale e quindi degno di essere tutelato. Cederna ha dimostrato, come ha detto anche Alessio prima più volte, quanto il paesaggio siamo in fondo noi, siamo tutti noi il paesaggio. Vi parlerò di Cederna utilizzando dei cartelli nei quali ho tentato di condensare le parti che a mio parere sono più significative, utilizzando anche delle immagini e che accompagneranno la sua biografia sia umana che professionale. Immagini, dicevo, ma anche trailer di pellicole che ritengo significative per raccontare in particolare il decennio del quale si è occupato Alessio, cioè gli anni 50 e 60 del Novecento, il decennio che ha cambiato l'Italia, ha iniziato a cambiarla, il decennio nel quale la stella di Cederna ha iniziato a brillare. Cercherò di raccontare Cederna raccontando un po' l'Italia, un'Italia che seppur nella realtà ancora in bianco e nero, Cederna ha contribuito a rendere a colori. Soprattutto cercando Cederna di arginare il dilagare dell'urbanistica scriteriata praticata in quegli anni. Proverò a raccontarlo attraverso i suoi racconti, proverò a farlo attraverso le sue ricerche, i suoi articoli, la sua voce, possibilmente senza retorica, perché Cederna non la utilizzava e a me non piace. Prima di iniziare un doveroso ringraziamento a chi si è battuto perché il materiale di Cederna avesse una casa, esistesse un luogo dedicato a lui. Parlo naturalmente dell'archivio dedicato a Cederna, nel quale sono raccolti migliaia di articoli pubblicati tra il 1949 e il 1996. Archivio donato dalla famiglia allo Stato e collocato dalla Soprintendenza Archeologica di Roma presso la sede, la bella sede di Capo di Bove, nel cuore dell'Appia Antica. Questo mio intervento oggi deve molto a chi ha organizzato tutto il tanto materiale, lo ha suddiviso, lo ha reso fruibile alla collettività, rendendolo patrimonio di tutti. Ed ora iniziamo. Allora, un po' di biografia
perché è fondamentale per capire Cederna. Racconta: la mia è una famiglia della borghesia milanese, una madre molto intelligente e molto colta, tante sorelle. Io nacqui ultimo, un giorno e un anno prima della marcia su Roma. Dopo cinque sorelle, una vita di bambino coccolato da tutte queste donne di casa. Mio nonno si chiamava Antonio Cederna, era nato a Ponte in Valtellina ed è stato un personaggio singolare, amministratore e animatore del club alpino milanese e grande esploratore delle Alpi. Ha lasciato delle relazioni in cui correggeva gli errori delle carte dell'Istituto Geografico Militare. Inoltre rimboschì anche con migliaia di larici una bellissima zona a 1200 metri sopra a Ponte e poi fondò un cotonificio vicino a Milano, il florido cotonificio Cederna. Racconta così la sua infanzia Cederna, che nasce nel 1921 da Giulio Cederna ed Ersilia Gabba, figlia di Luigi Gabba, garibaldino e professore al Politecnico di Milano. Ersilia Gabba, che è stata una delle prime donne in Italia a laurearsi. Tonino cresce nella casa di via Porta Nuova, frequenta la scuola elementare e nel 1939 consegue il diploma superiore al liceo Parini. Fase successiva. Racconta: nel 1943 scappai in Svizzera per evitare il servizio militare con i repubblichini e vi restai un anno e mezzo nei campi di lavoro. Il mio antifascismo era nato alla fine del liceo e veniva da mia madre, dagli amici di famiglia e da Leonardo Borgese, che aveva sposato mia sorella maggiore Sofia. Pittore e critico d'arte, Leonardo era figlio di Giuseppe Antonio Borgese. Dopodiché c'è la fase relativa all'archeologo, a Cederna archeologo, che ha illustrato magnificamente Alessio e che quindi, diciamo, sorvolo. E successivamente c'è quella che ritengo la fase decisiva per la formazione del Cederna maturo che conosciamo tutti e che tanto ha fatto. Ed è la fase nella quale lui scopre, lavorando, facendo l'archeologo, che esisteva anche molto altro e che in fondo l'archeologia poteva anche essere il veicolo per occuparsi di tanto altro, della città, delle città, di quello che ci circonda. Ed è la fase dei vandali in casa. Ma la vocazione d'archeologo non era travolgente, perché nel 51, proprio mentre stava studiando le statuette che poi costituiranno la sua tesi di laurea, lui viene avvertito, legge un articolo su Capitolium, una rivista molto prestigiosa, e in questo articolo si parla di un progetto di sventramento, uno degli sventramenti ai quali ha fatto riferimento anche Alessio, un sventramento preso pari pari dal piano regolatore del 31. Praticamente si immaginava di sventrare, di buttare giù, di demolire via Veneto, via Margut, via del Babuino, via Vittoria, via del Corso, per sfociare nel grande vuoto intorno all'Augusteo, isolato dal fascismo. L'articolo che pubblica Cederna ha un grandissimo sul mondo, adesso vediamo che cos'è il mondo, ha come titolo I vandali in casa, e fece un grandissimo effetto. È di quegli anni la svolta che lo avvicina al giornalismo. Nel 1949 Elena Croce lo chiama a collaborare come critico d'arte alla rivista da lei diretta, rivista che si chiama Lo Spettatore Italiano, e il filosofo Carlo Antoni lo introduce nella cerchia dei redattori del Mondo, la rivista di Mario Pannunzio, fondatore, tra i fondatori del Partito Liberale e poi del Partito Radicale. Rivista votata a un giornalismo di inchiesta. Successivamente mi soffermerò molto su questa fase. Successivamente Cederna ha collaborato con tantissimi quotidiani e riviste, ricordo l'Europeo, ricordo l'Espresso, Abitare, Casabella. Nel 1987 passa al Corriere della Sera e dal 1982 fino alla morte pubblica sull'Espresso e sulla Repubblica.
Cederna diventa uno dei protagonismi del giornalismo d'inchiesta italiano, in una fase nella quale trovare spazio, paradossalmente, non è impresa impossibile. Il giornalismo è molto cambiato dai tempi di Cederna, gli spazi paradossalmente sono sempre più scarni, più ridotti. Naturalmente, ben inteso, il giornalismo di Cederna è di altissimo livello, i suoi articoli, quello che propone è meraviglioso. E veniamo ai temi trattati da Cederna. I principali problemi che ho affrontato, queste sono parole sue, sono stati la difesa dei centri storici dagli sventramenti, l'integrità della campagna della Via Appia Antica, la tutela dei parchi nazionali e delle altre aree naturali manomesse dalla speculazione, l'indiscriminata cementificazione dei litorali, la prevenzione del dissesto idrogeologico, lo sperpero di pubblico denaro per la costruzione di strade e autostrade inutili e devastanti, le condizioni precarie in cui si trovano le aree archeologiche, i monumenti, i musei esposti a mutilazioni e furti. Sembra scritto ora, per certi versi non è che sia cambiata moltissimo la situazione, ma ancora più di quel che ha fatto, credo che sia determinante per provare a comprendere Cederna il suo metodo. Da studioso, da ricercatore minuzioso, da archeologo, insomma, piuttosto che da giornalista di inchiesta, per quanto capace. Allora, e qui veniamo un po' al fulcro di Cederna. Sosteneva: non si può conservare e difendere ciò che non si conosce. Sembra ovvio, ma non è ovvio, vi posso assicurare. E questa ignoranza che favorisce la degradazione che ogni giorno lamentiamo del patrimonio storico, artistico e ambientale. Lo scriveva molti anni dopo rispetto al decennio sul quale mi concentrerò di più, cioè lo scrive nel 76, ma quest'articolo è sicuramente programmatico anche dal titolo, che suona così: è una difesa dal saccheggio, la mappa dei beni culturali. Cederna si documenta e scrive con una verve polemica e ironica che si legge in controluce in alcune rubriche ambientali, come l'Italia che divora se stessa, la guerra alla natura in Italia, la soffocante civiltà del cemento, la corsa alla lottizzazione, una lottizzazione a tappeto, dopo la corsa alla lottizzazione. Questi sono soltanto alcuni, Verve polemica e ironica che traspare anche nei titoli di alcuni pezzi, ad esempio nel ciclo La città Eternit o I vandali in casa, o ancora Hanno messo il mare in gabbia, scritto nel 66 sull'Espresso, il cui incipit sembra abbattuto a macchina a lettere di fuoco, scrive Cederna. Vi sono dei disastri nella storia di un paese che non sono dovuti a calamità naturali, ma che possono avere conseguenze più funeste e a più lunga scadenza. È il caso in Italia dell'indiscriminata invasione edilizia, al di fuori di qualunque piano di interesse generale, nelle zone costiere e litorane. Sono gli anni decisivi ai quali ho fatto riferimento nell'introduzione. E qui allargo lo sguardo per tentare di contestualizzare Cederna. Questi sono gli anni nella politica nazionale contraddistinti dalla Democrazia Cristiana, che ha la maggioranza assoluta in governi ai quali partecipano anche liberali e repubblicani, di tanto in tanto i socialdemocratici, presieduti da De Gasperi, Pella, Fanfani, Segni, Zoli, ancora Fanfani, Segni. Bisogna arrivare al 1981, al giugno 81, per trovare un presidente del Consiglio che non sia della DC. Ed è il repubblicano Giovanni Spadolini. Altri tempi, tempi nei quali i ministri, comprendendo la necessità di un ministero specifico per i beni culturali, ne istituivano uno ad hoc. Siamo nel 74. Tempi sideralmente lontani dall'attualità. Anni nei quali i presidenti della Repubblica erano Luigi Einaudi e poi Giovanni Gronchi, dal 55 al 1962. Questi sono anche gli anni nei quali nasce la televisione in Italia. A gennaio del 54 nasce la RAI,
la Radio Televisione Italiana con un proprio canale, si chiamava Programma Nazionale ed era un po' l'antenato della nostra Rai 1. Alle 14.30 del 3 gennaio Fulvia Colombo annuncia il programma Arrivi e Partenze con un giovane Mike Buongiorno e Armando Pizzo e la regia di Antonello Falqui. La sera del 26 novembre del 55 va in onda la prima puntata di Lascia e Raddoppia, o Raddoppia, con Mike Buongiorno e la regia di Romolo Siena. 7 febbraio 56, ecco l'amico degli animali condotto da Angelo Lombardi. Sera del 7 dicembre 57, il sabato sera c'è il musichiere con la regia di Antonello Falqui e condotto da Mario Riva. Un programma ideato da quella coppia di geni, due autori televisivi, sono Garinei e Giovannini. 22 ottobre del 58, la sera c'è Canzonissima con Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Gianni Agus, Lauretta Masiero, Corrado Pani e la regia ancora di Antonello Falqui. Sono anni nei quali la RAI produce intrattenimento come quello che abbiamo appena visto, perché aiuta le persone a distrarsi. Ma la RAI produce anche altro. La RAI aiuta a pensare e a studiare, a rileggere e a leggere. Dal novembre 1958 c'è Telescuola, con il sostegno del Ministero della Pubblica Istruzione. È un programma che aiuta tante persone a prendere una licenza che altrimenti non avrebbero potuto prendere. Dal 60 nasce il celebre Non è mai troppo tardi con la conduzione del maestro Alberto Manzi. Nel 55 iniziano gli sceneggiati di grandi capolavori della letteratura mondiale. Gli italiani leggono oppure rileggono Alcott, Brandt, Fogazzaro, Théophile Gautier, Guy de Maupassant, Dickens, Dostoevsky, Deledda, Stevenson, De Amicis, Barnett, Ippolito Nievo, Bacchelli, Balzac, Gogol, Verga, Cronin, Hugo e Manzoni. Gli italiani rileggono e in tante occasioni leggono Piccole donne, Cime tempestose, Orgoglio e pregiudizio, Piccolo mondo antico, Capitan Fracassa, Montoriol, L'isola del tesoro, Il romanzo di un maestro, L'idiota, Il piccolo Lord, La pisana, Il mulino del Po, Papà Grandet, Delitto e castigo, Le anime morte, Mastro Don Gesualdo, La cittadella, I miserabili, Il giocatore, Mark Twain, Canne al vento e naturalmente I promessi sposi. Grandi opere con grandi adattamenti, superbe regie come quella di Anton Giulio Maiano oppure di Mario Landi o ancora di Sandro Bolchi, che ricordiamo per la regia dei Miserabili e soprattutto dell'indimenticato I promessi sposi. Ci sono anche magistrali interpretazioni, naturalmente c'è un cast di attori che lavorano in queste che noi chiameremo fiction, ma che non erano fiction, erano sceneggiati, eccezionale. Gli anni 50 e 60 sono anche quelli che nel calcio vedono il predominio del Milan, che vince 4 scudetti, seguito dalla Juventus, prima di Charles e poi di Sivori, con 3. E c'è anche l'Inter, anzi l'Internazionale, perché all'epoca si chiamava così, e il bomber era Angelillo. E poi un'unica intrusa, un unico scudetto in questo decennio, quello della Fiorentina nel 55-56. Gli anni 50 e 60 sono anche, soprattutto, gli anni del boom del quale ha parlato Alessio. Prima si ricostruisce per necessità, poi si inizia a costruire nuovi quartieri, nuove strutture pubbliche e private, tante infrastrutture come l'autostrada del Sole, della quale il 19 maggio del 56 si celebra la posa della prima pietra. Il 4 ottobre del 64 è terminata, si può utilizzare. Tutto questo ci dà l'idea di un grosso fermento, una corsa dissennata all'autodistruzione. Si tenta di realizzare ovunque e lo si fa consapevolmente. Cinema e letteratura offrono testimonianze illuminanti di questo fenomeno, del quale la politica è stata la mano, l'ideatrice, colpevolmente. Ci sono film, soprattutto degli anni 60, che descrivono le trasformazioni delle città. Inizio con Deserto Rosso di Antonioni,
è rappresentata Ravenna industriale. Qui non c'è la classe, la basilica di classe con i suoi mosaici. C'è una giovane Monica Vitti che cammina in un paesaggio che sembra addirittura lunare. Certo, molti dei film sono dedicati a Roma. Uno dei film che prendiamo in considerazione è Guardie e ladri di Sten e Monicelli del 51. C'è Totò rincorso da Aldo Fabrizi e da Castellani nelle campagne di Roma, prima vicino all'Acqua Cetosa, poi in quello che sarà il quartiere Salario, nel quale si intravedono in lontananza pochi palazzi in costruzione. Roma qui ancora non esiste, qui siamo ancora in campagna. Un altro film da prendere in considerazione, secondo me, è Ladro lui, ladra lei di Luigi Zampa, del 58 con Alberto Sordi e Silvia Coscina. Ci sono vari, diciamo così, parti che si potrebbero citare, secondo me due sono particolarmente significative. A un certo punto si vede un campo di calcio dove si gioca una partita. Il campo è localizzato all'altezza dell'attuale Ponte Lanciani, che naturalmente non esiste, come la tangenziale est, avviata, come è noto, nel 60 per le Olimpiadi, anche se la costruzione dell'intero tracciato viene avviato solo nel 63. Mentre in un'altra scena, sempre dello stesso film, siamo nei pressi del ponte Tiburtino e più esattamente a Largo Camesena. Qui i palazzi non esistono, ce n'è solo qualcuno in costruzione. Dopodiché arriviamo a un capolavoro, l'ha citato anche Alessio, lo vediamo, Mamma Roma di Pasolini, siamo nel 62. È bella la nostra casa nuova, eh? Che te diceva tua madre? Questa è la villa delle Vignacce della quale parlava prima Alessio. Palazzi costruiti. Arocci, dammi il cappello, via qui. Dai, prendi meno, eh. Assunta, Maria! Assunta, dannati! A ballare, ciao! Guardate, qui c'è quello che volgarmente, banalmente potremmo definire un rudere, e in fondo c'è la città che avanza. Sulla destra vedete anche una gru indicativa di un quartiere in costruzione, uno dei tanti. Non sono soltanto questi film, ce ne sono tanti altri. Ricordo ad esempio Uccellacci e Uccellini di Pasolini, siamo nel 66, Totò e Ninetto Davoli camminano per la campagna intorno alla borgata di Torre Angela. C'è ancora tantissima campagna. Anche qui, a Tullo. Sì. E dopodiché arriviamo ad un altro documento molto importante. Un attimo ancora. Allora, adesso vi faccio vedere un brevissimo trailer di Il padre di famiglia di Nanni Loi, con Nino Manfredi, nei panni di un architetto, anzi di un urbanista. È un film del 67 che credo restituisca in una maniera esemplare come il fenomeno del boom ormai abbia travolto ogni cosa. Ecco, vedete, è così che si sta sviluppando la città verso sud. Questo è il Tuscolano, per gli altri quartieri, Casilino, Prenestino, Centocelle, è la stessa cosa, tutti intensivi. 12 piani, attico, superattico, seminterrato e tra poco anche il superinterrato. Prima della guerra qui ci venivamo in villeggiatura, adesso c'è una densità di 900 abitanti per ettaro. Eccola qui. Noi in 20 anni siamo riusciti a far diventare Roma un mare di cemento. Perché credi che nelle altre città europee le cose vadano meglio? Eh sì, onorevole. Giornale radio.
L'accordo per il governo di centrosinistra è stato raggiunto ieri mattina. Lo ha annunciato lo stesso onorevole Mor quando si è conclusa la riunione delle delegazioni della Democrazia Cristiana, del Partito Se continua così, dico, per andare ai Giardinetti i ragazzini dovranno fare 30 chilometri di metropolitana, che oltretutto non funziona. Bisogna dare tempo al tempo, che diavolo. Ma lo sai che il Ministero dei Lavori Pubblici sta ancora sbrigando le pratiche del terremoto di Messina? Io di voi urbanisti ho il massimo rispetto, però non vi dovete dimenticare che ogni giorno ci sono mille problemi concreti da risolvere. Certo, e li risolvete in questo modo. Ecco il miracolo economico, il boom edilizio. Vede, sembra un cimitero, una città prefabbricata, una specie di carcere a vita. E noi stiamo ancora qui a discutere di piani regolatori. Sono 15 anni che facciamo riunioni, commissioni, polemiche, congressi, che scriviamo articoli, denunce, ordini del giorno. 15 anni che lavoriamo convinti di riuscire a modificare, a migliorare. E poi improvvisamente invece ti accorgi che gli unici che hanno fatto qualche cosa sono questi irresponsabili. Male, malissimo, hanno sradicato alberi, tappato tutto. Purtroppo hanno fatto loro. Hai capito Paola? Ed ecco ad un'altra testimonianza. Questa è La notte pazza del conigliaccio, un film non particolarmente celebre del 67, però ve lo riporto perché affronta un problema reale, anche questo naturalmente citato da Alessio, e cioè la scoperta di un mosaico romano mentre si lavora alla realizzazione di un palazzo. Problema incontrato e naturalmente risolto facilmente. Come? Distruggendo tutto. Siamo a Roma, ma saremmo potuti essere ovunque, non sarebbe cambiata la soluzione. Adesso vediamo brevemente che cosa. Venga a vedere! Mosaico. E mo che fa? Non l'ha visto nessuno? Basta la cucchiara. Resta qui e zitto. Vado con mia moglie. Che fai? Suona la sirena. Aspetta. Ma sono le 5. No, manca un quarto. Geometra, ha sentito. Chi comanda qua? Tu o io? Pronto, ingegnere? Ingegnere, sono io. Sono io, Ferretti. No. È successa una grana, ingegnere. Sì. No, io non ho colpa. Allora, la sono io o non la sono in sta sirena? Non ne sono accorto per prima. Ecco, ingegnere, abbiamo trovato un mosaico. No, non se ne è accorto nessuno, tranne Romoli che sta alla ruspa. No, quello non parla. Ci vorrebbe una marcetta, sì. Quanto, ingegnere? 20.000? Sì. Ma anche meno, ingegnere, anche meno. Ah, scusi, ingegnere, ma ho ritardato la sirena. Sa, mi sono permesso, sennò altrimenti quella cosa lì, il mosaico, beh. Sennò stava lì fino a lunedì, eh? Sì, grazie, ingegnere, grazie. Grazie, stia tranquillo, ci sono qua io. Sei scassata la sirena, dai, proietti, che domani è domenica, va a prendere la paga. Oh, fa sempre il comodo, su. Tiè, da parte dell'ingegnere. Se non ci fossi io, eh? Su, scassa tutto e poi a casa. E voilà. Fenomeni quelli dell'urbanizzazione selvaggia che avranno la loro consacrazione cinematografica nel celebre Le mani sulla città di Francesco Rosi del 63, un film su un metodo utilizzato in maniera abituale, sulla collusione fra affari urbanistici e politica. Significativa la didascalia del film che recita: i personaggi e i fatti qui narrati sono immaginari, è autentica invece la realtà sociale e ambientale che li produce. Un monito che non lascia spazio ad interpretazioni di nessun tipo. E adesso vediamola brevemente, anche se è molto nota. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. E cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola.
E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare solo in modo che il comune porti qua le strade, le fogne, l'acqua, il gas, la luce e il telefono. Dove dirigere l'espansione della città? La politica. Il problema è stato lungamente dibattuto. Alla fine una commissione di urbanisti e di esperti, appositamente creata, ha scelto la zona a nord della città, dove ora c'è soltanto una squallida estensione di terreno. Il comune porterà strade, acqua, luce e gas e tutte le altre indispensabili opere pubbliche. Servizio. Ed è per questo che il nostro partito si è tanto battuto per ottenere dal Parlamento l'assegnazione di un fondo speciale per i bisogni della nostra città. Con questo progetto di espansione, noi e la giunta comunale al completo ci presentiamo alle imminenti elezioni davanti ai nostri concittadini, sicuri che anche questa volta essi non vorranno negarci quella fiducia che da anni ci ha permesso di presentarci in consiglio comunale con la maggioranza assoluta. Ma anche voi del governo, che avete sempre manifestato nei vostri programmi una grande sollecitudine per la rinascita del Sud, siete interessati a questo piano. L'aiuto che chiediamo al governo attraverso l'autorevole appoggio di Vostra Eccellenza non è solo finanziario, ma anche morale e soprattutto urgente. E se questo appoggio, come non dubitiamo, verrà, noi non smentiremo la nostra generosa indole di meridionali per restituire sul piano della collaborazione politica quanto ci è stato dato dal governo. Le mani sulla città di Francesco Rosi è l'altra faccia della medaglia dell'Italia rappresentata da Desire Zavattini nel Tetto, un film nel quale si parla di edilizia. Sebbene tra il film di Rosi e quello del sodalizio Desire Zavattini ci siano 7 anni di differenza, i problemi dell'Italia non erano di molto cambiati. Indugio ancora su questi temi perché credo che ci permettano di capire meglio Cederna. Insomma, non è proprio tempo perso, non sono andato fuori tema. Tutto questo ci permette, spero, credo, di capire quanto la sua voce sia stata fondamentale per costruire un'altra storia, un argine a quel che descrive Manfredi nel Padre di Famiglia, a quel che rappresenta Edoardo Nottola nelle Mani sulla città, un contrasto alla distruzione praticata dal ragionier Aldo Ferretti nella Notte pazza del Conigliaccio. Cederna è un contrasto a quel che anche la TV restituisce. Questo è un documento. Questa è la piaga di Roma, la desolata cintura di miseria non ancora del tutto scomparsa dal paesaggio della città. Le baracche, sorte numerose nel dopoguerra, quando la costruzione di abitazioni popolari non riuscì a fronteggiare il flusso troppo massiccio degli immigrati. Roma degli anni 60 si è proposta di cancellare completamente questo suo volto fatiscente. Ecco perché tra i nuovi quartieri della città suscitano maggiore soddisfazione proprio quelli che riguardano l'edilizia economico-popolare. Questo è il quartiere di Decima, sorto lo scorso anno accanto all'Euro. Ospita per ora 800 famiglie e quando sarà ultimato è previsto nel comprensorio un insediamento di circa 10.000 abitanti. Costituisce un complesso organico con servizi e attrezzature sufficienti per le esigenze di una collettività civile. Un quartiere dove anche i bambini possono sorridere. Ma nella stessa direzione di Decima, a sud-ovest del centro urbano, sulla via Pontina, orientati verso il mare, il futuro di Roma ha degli esempi ancora più significativi cui guardare. Su questa zona sorgeranno, per volontà dell'amministrazione capitolina, i primi quartieri della legge 167 per lo sviluppo dell'edilizia economico-popolare, quelli di Spinaceto e di Tor dei Cenci, che ospiteranno 35.000 abitanti. Mentre si provvede alle opere di preparazione del terreno, i lotti sono già stati assegnati agli enti e alle cooperative. Spinaceto e Tor dei Cenci, hanno detto gli urbanisti stranieri che ne hanno esaminato i piani, rappresentano forse quanto di più moderno e razionale si è programmato nel mondo in questi ultimi anni
per offrire a tutti abitazioni confortevoli a prezzi accessibili. Un altro filmato Rai racconta il degrado degli anni 60. Gli intervistatori vanno nel quartiere Don Bosco e intervistano gli abitanti, i nuovi abitanti del quartiere. Quasi tutti ne parlano come di un fatto ineluttabile, cioè il fatto che possa nascere un nuovo quartiere. E Cederna, intervistato a proposito, parla di indifferenza delle persone e dice: oggi la gente è portata a credere che la costruzione di un nuovo quartiere sia un fatto fatale, come un'alluvione, una calamità. E questo è tutto quello che Cederna non ha mai fatto, accettare supinamente quel che accadeva, ma in realtà contrastare quando riteneva che dovesse farlo. Gli anni nei quali, come detto, la televisione e il cinema si occupano della trasformazione delle città, dell'intero paese, anche la letteratura offre significative testimonianze. Cito un autore a me molto caro, Calvino. Nel 58 Calvino pubblica La speculazione edilizia, una storia ambientata in una ignota località della Riviera Ligure nel mezzo degli anni 50, quindi cronologicamente ci siamo. Quinto, il protagonista, decide di divenire socio di un impresario dedito alla speculazione edilizia. Distruggerà una parte della Riviera e soprattutto abbiurerà da tutto quello che era stato e quello nel quale aveva creduto. Altro libro di Calvino. Siamo nel 63 e cito Marco Valdo. 20 racconti ambientati in una città industriale del nord, presumibilmente Torino. Marco Valdo è un sempliciotto, ma ha una sensibilità spiccata nel riconoscere ogni elemento naturale, nel raccontarlo. Il paesaggio raccontato da Calvino è al centro degli interessi di Cederna, che non si risparmia. Scrive sugli scempi italiani a partire da quello che si sta perpetrando sulla strada per eccellenza, la via Appia Antica. Successe poi che mentre mi occupavo ancora di archeologia, un amico del Ministero dei Lavori Pubblici mi telefonò per avvisarmi che stavano lottizzando l'Appia Antica. Allora andammo con l'autobus fino a Cecilia Metella e poi facemmo alcuni chilometri a piedi. Cominciavano a sorgere le prime ville degli altori, dei diplomatici e le curie generalizie. Mi venne subito l'ovvia reazione: questa spettacolosa campagna romana, irta di monumenti imponenti, di catacombe e di molto altro, non poteva essere privatizzata per diventare un sobborgo edificato. Era minacciato il rispetto elementare per l'antico, la storia, il paesaggio, il verde pubblico. Contrariamente alle previsioni di un funzionario compiacente della pubblica istruzione, il quale sosteneva che i giornalisti si stancano presto di scrivere su un argomento per cui cambiano, in realtà Cederna dedicherà all'Appia Antica una serie incredibile di articoli, dal 53 il celeberrimo gangster dell'Appia fino al 1966 l'articolo su Tormarancia a 3 mesi dalla morte. Se l'Appia Antica non è una discarica in alcuni punti più esterni e neppure un luogo esclusivo di pochi, lo si deve a Cederna. Vi propongo qui una sua intervista sull'Appia Antica. L'Appia Antica nell'immediato dopoguerra subì l'assalto della gente del cinematografo, dei conventi, delle suore, dei diplomatici, e stava diventando un sobborgo di lusso, una specie di alternativa ai Parioli, col rischio di venire completamente privatizzata e distrutta nel suo paesaggio, nella sua campagna e negli stessi suoi ruderi. Una cosa veramente straordinaria, se uno va lì nel primo tratto coi cipressi verso il terzo o quarto chilometro, dove ci sono le ville delle grandi attrici, vedrà che queste qui hanno recintato i loro grandi giardini con muri fatti di frammenti antichi, pezzi di sarcofagi, traviazioni, rilievi presi dai monumenti circostanti.
E visto che celebriamo il Cederna giornalista, vediamo alcuni dei titoli dedicati all'Appia antica: Gangster dell'Appia, La città Eternit, L'invasione legale. E mi soffermo un attimo su, vabbè, andiamo avanti, Lo stadio nelle catacombe, è un progetto che va al di là dell'immaginazione umana. Il presidente del CONI ha l'idea di realizzare uno stadio non lontano dallo stadio dal circo di Massenzio, vicino alle catacombe di San Callisto, e porta il plastico di questa opera dal Papa a Castel Gandolfo per farglielo vedere e per illustrargli la bellezza di questo progetto, che fortunatamente non si è realizzato. L'Appia in polvere, vedete sul mondo il mausoleo sopraelevato, qui siamo a Casale Rotondo, settimo miglio della via Appia, sepolcro a tamburo bellissimo. Che succede? Che qualcuno ci si costruisce la casa sopra. Certo, è molto bella, ma come dire, contrasta un po' con la civiltà. E Cederna ne scrive: senza sconti. E qui la notizia che si è, diciamo così, fermato il disastro. Cederna è stato un giornalista, ma è stato anche un uomo delle istituzioni. Ha partecipato attivamente alla vita politica e lo ha fatto prima da come consigliere dei lavori pubblici, poi in due circostanze, in due diverse fasi della sua vita è stato anche consigliere comunale a Roma, prima fra il 58 e il 61, e questa secondo me è stata l'esperienza forse meno nota ma più significativa. Perché? Perché lui è consigliere mentre sono sindaci due esponenti della Democrazia Cristiana, prima Corrado Colasanti e poi il famigerato Urbano Cioccetti, il quale va ricordato perché grazie alla sua variante urbanistica si è potuto realizzare su Monte Mario l'hotel Hilton, ed è anche lo stesso personaggio che tenta di far passare attraverso la giunta una variante al piano regolatore, variante che non prevedeva assolutamente che ci fossero vincoli paesaggistici e inoltre lasciava spazio alle espansioni edilizie. Fortunatamente poi questo tentativo non andò a buon fine. È consigliere comunale in età più recente, tra l'89 e il 93, e in questa occasione Cederna lascia l'immenso patrimonio dei fori e dell'Appia antica e un'idea complessiva di città contenuta nella famosa legge per Roma Capitale, da lui presentata nell'89 e approvata nel 90. In quella legge Cederna inserì quattro obiettivi. Li leggiamo pensando a quello che è la città ora e quello che sarebbe potuto diventare. Primo obiettivo era il progetto, l'attuazione, la realizzazione del progetto Fori Appia antica. Il secondo era finalizzato a decongestionare il centro storico troppo carico di funzioni che lo soffocavano e lo soffocano. Il terzo, rappresentato dal recupero e dalla riqualificazione delle immense periferie urbane prive di qualità. Il quarto, relativo alla realizzazione di un moderno sistema di trasporto pubblico basato su linee metropolitane e tranviarie. È stato anche deputato della sinistra dall'87 al 92 e in questo ruolo riuscì anche ad essere autori della legge sulla difesa del suolo, la 183 dell'89, e quella sulle aree protette del 91. Ma a prescindere dai ruoli, Cederna incide, collabora alla stesura della fondamentale legge Galasso, che nel 1985 aveva gettato le basi
per il processo di pianificazione dei beni paesaggistici e storico-culturali. E riguardo ai centri storici, Cederna è stato un riferimento culturale per la stesura di provvedimenti legislativi. Cito la Bucalossi, che avevano avviato la stagione del recupero fisico e sociale dei centri antichi. Questa stagione noi la ricordiamo soprattutto grazie ad un intervento, quello di Cervellati a Bologna, che non è l'unico ovviamente. Già i centri storici. Sui centri storici e sulla pianificazione si dedica tantissimo Cederna. Sono, come vedete nel cartello, oltre 250 gli articoli fra il 51 e il 95 interamente dedicati alla tutela dei centri storici. La città più indagata naturalmente è Roma, ma a parte Roma, Milano è molto studiata, così come Venezia, così come Napoli, come Firenze, come Palermo, come Genova, come Bologna e Matera, come Orvieto, Pavia e Urbino, Taranto e Brescia. Cederna studia, si informa, pubblica, denuncia. A tenere banco sulle pagine del Mondo, soprattutto negli anni 50 e nei primi anni 60, sono le inchieste su Milano, Venezia e sui centri storici del nord, come Genova, Bergamo, Brescia, Cremona, Pavia, Varese, e del centro, ricordo le indagini su Orvieto, Urbino, Firenze, Forlì, Ascoli Piceno e Pescara, mentre nel corso degli anni 70, sulle pagine del Corriere della Sera, sono numerosi servizi dedicati all'esperimento di Bologna, al quale facevo riferimento prima, e alle grandi città del Mezzogiorno. E anche negli anni successivi continua ad occuparsi di questo tema così importante. Adesso vediamo qualcuno dei titoli, sono veramente tantissimi, ne vediamo molto velocemente qualcuno. E sono ogni articolo prende in considerazione progetti che vanno al di là dell'immaginazione umana in alcune circostanze e che sono stati sventati in gran parte grazie a lui. Qui siamo a Assisi, volevano costruire un grande parking, un parcheggio, bombardamento di Ravenna. Ravenna al macello, la morte a Venezia, la caduta di Milano, Requiem per Milano, un piano per Siena, i mali di Vicenza, lo sventramento di Lucca, Urbino in pericolo, qui addirittura Milano decomposta, Firenze al rovescio, demolire Orvieto, e il turno di Bergamo. Che Cederna sia stato non solo uno strenuo difensore della geografia fisica e di quella antropica storicizzata, ma anche un visionario, lo evidenziano tanti interventi. Scriveva Cederna nel 1984 sull'Espresso: secondo calcoli attendibili, entro l'anno 2100 tutta l'Italia sarà consumata e finita, non ci sarà più un metro quadrato che non sia cementificato e asfaltato. E aggiunge: è una proiezione basata su quel che è successo fin qui. Nell'ultimo ventennio milioni di ettari di terreno agricolo, un decimo dell'Italia, sono stati sommersi da case, strade, industrie, discariche, cave e molto altro, pari a un consumo annuo di territorio dello 0,5-0,7%. Già il 50% del suolo
risulta impermeabilizzato e non è più in grado di assorbire le piogge. Frane e alluvioni si succedono ogni 3 mesi e ci costano 3.000 miliardi l'anno. Ma non abbiamo ancora una legge che prevenga il dissesto idrogeologico. Cederna si occupa di consumo di suolo, insomma, decenni prima che inizino a farlo le istituzioni, peraltro con modalità incerte, come sappiamo. Da anni una legge ad hoc è dibattuta nelle aule parlamentari, ma ancora in attesa di una sua approvazione. Dal dicembre 2012 ad oggi si sono succedute 12 proposte di legge, compresa l'ultima, la 164, presentata nel 2018 dal Forum Italiano di Salviamo il Paesaggio. La legge ancora non esiste. Si occupa quindi di paesaggio tantissimo e lo fa in ogni maniera. Circa la metà degli interventi relativi al paesaggio, dice Cederna, sono dedicati alla difesa delle coste dalla speculazione, ma ci sono anche quelli relativi all'inquinamento o allo sfruttamento intensivo di laghi e fiumi. Poi ce ne sono tanti altri riguardo alla difesa dei paesaggi alpini e delle aree interne. L'interesse per la difesa del verde, della natura, dei beni ambientali si afferma già nei primi anni 70, ma si consolida nel decennio successivo e poi negli anni 80. Tra le località più trattate per i litorali vi ricordo Punta Ala, Portofino, La Versilia negli anni 60, i Campi Flegrei, la costiera amalfitana e sorrentina negli anni 70 e la costa Smeralda negli anni 80. I fiumi e i laghi? L'Adda e il Po, il lago di Tovel, il lago Averno, per le montagne la Valtellina, le Dolomiti, la Val di Genova, gli Appennini abruzzesi. Complessivamente sono 161 gli articoli pubblicati sul Corriere della Sera, 111 sulla Repubblica e l'Espresso, 9 su Il Mondo. Numeri impressionanti, quasi irraggiungibili, eh? E adesso qui vediamo un po' di articoli, un po' di titoli. Chi sono i nemici del Lago Rosso? Si parla del Lago di Tovel in provincia di Trento. Vedete, Cederna scrive di un'occasione perduta. Vedete in basso a destra una delle tante occasioni perdute che continuiamo a perdere. Scioccamente. Si occupa anche della foresta di Capocotta fra Castel Porziano e Torvaianica, dove si vogliono realizzare dei complessi edilizi, poi della funivia del gruppo Brenta, sul gruppo Brenta, e quindi di un progetto alla foce del fiume Arno. Sono moltissimi anche gli articoli riferibili alla difesa del suolo, e quindi si occupa di strade, di industrie, di frane e denuncia la costruzione soprattutto di nuove strade, autostrade in aree di pregio paesaggistico ambientale. Esempi? La A12, la Rosseto-Livorno a danno del parco di San Rossore, Migliarino, l'autostrada Rovigo-Trento a danno della Valdastico, il raccordo per il traforo del Monte Bianco in Valle d'Aosta, la statale 36 sul lago di Como fino alla costruzione della tangenziale di Napoli negli anni 60. 25 articoli denunciano anche il dissesto idrogeologico, frane, alluvioni, provocato o alimentato dall'incuria dell'uomo, dalla frana di Agrigento alla metà degli anni 60 a quella di Belvedere e Spinello in Calabria, dagli sventramenti della Val di Stava a quelli in Valtellina. Dopodiché si occupa anche di impianti industriali altamente nocivi e inquinanti come quelli di Marghera, Taranto, Manfredonia, Porto Tolle, Genova, Bagnoli. Ne parliamo ancora adesso. Un po' di titoli. Arrivano, eh?
una strada panoramica sta deturpando la Valtellina, cicatrici sui monti manzoniani, tutte nuove strade, tutte utili, necessarie. Allora, sottolineo questo di articolo perché in questa circostanza entra prepotentemente in scena Italia Nostra, che chiede l'intervento di Spadolini. Questa dimostrazione di quanto l'associazionismo libero sia importante, quello libero. E veniamo ad un altro ambito di ricerca di Cederna, e cioè la tutela dei parchi e delle aree naturali che hanno ampissimo spazio. All'inizio degli anni 60 segue Cederna la complessa gestazione dei parchi di Migliarino e della Maremma, e poi successivamente si interessa al Parco del Gran Paradiso, minacciato dai bracconieri, il Parco Nazionale d'Abruzzo, assediato dal cemento, il Parco dello Stelvio, e si occupa anche di aree naturali. Da nord a sud, Parco del Pollino, Parco La Mandria in provincia di Torino, il Parco del Circeo, il Parco dell'Adamello, il Parco del Fiume Taro e il Parco del Delta del Po. Altri titoli, e è una selezione, parchi distrutti, 20 uomini un parco, qui si parla di un parco che stavano per distruggere. Pochi soldi adesso, pochi soldi allora. Cosa c'entra il calcio? C'entra, e come se c'entra. Allora, qui siamo nel 76 e titola Cederna la spesa per i parchi, una gamba di Savoldi. Chi era Savoldi? Beppe Savoldi è stato un calciatore, un bomber, il quale nell'estate, nel luglio del 1975, passa dal Bologna al Napoli per la cifra record di 1,4 miliardi di lire. Non solo, ci sono anche 600 milioni perché il Napoli, oltre a questi soldi, cede anche due giocatori, quindi praticamente questo calciatore costa al Napoli 2 miliardi. E giustamente, visto che era una notizia molto importante e soprattutto che attirava l'interesse di molte persone, si sa che in Italia il calcio è un argomento di grande conversazione e soprattutto di grandissimo interesse, un argomento che spesso ci fa dimenticare anche questioni più importanti. E quindi soldi non ce ne sono. Lascio per ultimo volutamente la difesa del patrimonio artistico e culturale. Fin dal suo primo articolo sul Mondo, Cederna racconta appunto la terra di nessuno del patrimonio artistico in Italia, un patrimonio in condizioni di abbandono, poco e male tutelato, affidato ad usi impropri, lasciato senza finanziamenti, come i musei siciliani oppure la Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma, che con 1 milione di lire l'anno poteva a stento sottoscrivere gli abbonamenti. La Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte è stata riaperta da pochissimo, dopo una lunghissima chiusura, a dimostrazione che le ferite delle quali parlava Cederna continuano ad esistere. Fortunatamente se ne parla ancora. Si occupa naturalmente Cederna, da archeologo, anche delle principali aree archeologiche italiane, quindi parla di Agrigento, di Pestum, di Pompei, Selinunte, Sibari, Pozzuoli, Campi Flegrei, Otricoli, e si occupa naturalmente anche di monumenti, chiese, abbazie, minacciati dagli sventramenti del primo dopoguerra, ad esempio a Ravenna e a Bologna. Ovviamente uno spazio molto molto considerevole lo ha Roma e provincia. Allora, considerate che gli articoli su Roma e provincia tra il 51 e il 96 sono circa 1000,
E 1700. Perfetto, 1700. Dunque si occupa delle strade antiche, naturalmente la più antica, ma anche di strade moderne che sono assediate da ogni parte, e si occupa di aree di pregio e si occupa anche di nuove espansioni, oltre a quelle che in parte sono state citate anche da Alessio. Qui le ripetiamo come se si trattasse di una formazione di calcio. Una volta uno conosceva a memoria l'11 della propria squadra: Montemario, Centocelle, Pietralata, Tuscolano, Prenestino, Ardiatino, Tormarancia, Torre Spaccata, Tordivalle, Capannelle, San Basilio e ancora Casal de Pazzi, Prati Fiscali, il Pratone delle Valli, Montesaro, Tufello, La Rustica, La Bufalotta, L'Acqua Cetosa, Spinaceto, La Magliana, Castel di Decima, Malafede, Valmelaina. Cederna si occupa non soltanto della città che esiste, ma della città che si sta costruendo. E lo fa naturalmente con la sua voglia di denunciare. Dovrebbero partire velocemente alcuni articoli. Stiamo parlando di Roma e provincia. Naturalmente da politico parla anche di politica, e lo fa naturalmente senza sconti a nessuno, Cederna. Questo è il progetto appunto dell'Hotel Hilton su a Montemario. Questo è un altro progetto scriteriato, e cioè il diavolo all'abbazia, titola Cederna. Si tratta dell'abbazia di San Nilo a Grottaferrata. Il progetto è quello di costruire un grandissimo albergo nelle sue vicinanze, un grande albergo turistico dal nome evocativo, Grande Albergo Turistico Traiano Imperatore. Le case sul Colosseo, Montemario venduto, l'argomento è quello di prima che abbiamo già. Il Monte Hilton. Allora, mi avvio alle conclusioni, e ringraziandovi naturalmente per la pazienza, sperando di non avervi annoiato troppo, soprattutto di avervi minimamente raccontato, o almeno incuriosito, su Antonio Cederna, di averlo fatto nel modo migliore, onorando la sua memoria. Il 28 agosto del 1996, il giorno successivo alla sua scomparsa, Nello Aiello sulla Repubblica scrive, titola: «È morto Cederna, l'uomo che voleva fermare il cemento», e nell'articolo scrive: «È scomparso l'uomo che voleva sconfiggere il cemento. Antonio Cederna stava per compiere 75 anni e la sua contesa con una forza più potente della ragione e della storia, la costruzione che diventa distruzione, durava da quasi mezzo secolo. Ora che si è interrotta, ripensando alla sua vita, si può tracciarne un bilancio amaro. Cederna non ha vinto, non poteva vincere, era un'antiretorica la sua, che coalizzava contro di sé interessi, convenzioni, mitologie bugiarde, seducenti demagogie, lo sviluppo, il lavoro, l'avvenire contrapposto al passato, l'asfalto delle autostrade confrontato ai sassi delle vie consolari, edifici sontuosi capaci di ridicolizzare gli umili tessuti urbani lavorati dal tempo. Una coalizione di interessi e pretesti che avrebbe scoraggiato chiunque. Antonio Cederna non si lasciava né intimorire né sedurre. Questo credo che sia il testamento spirituale di Cederna: non lasciarsi intimorire mai, e neppure sedurre mai, ma osservare. Osservare con attenzione, nel caso opporre resistenza, in nome sempre del paesaggio. Termino veramente ricordando, secondo me, quello che è la cifra di Cederna.
e lo faccio attraverso una citazione già fatta. Scriveva nel 1976 sul Corriere della Sera Cederna: non si può conservare e difendere ciò che non si conosce. È questa ignoranza che favorisce la degradazione che ogni giorno lamentiamo del patrimonio storico, artistico e ambientale. Vi ringrazio. Ti ringraziamo noi, Maglio, per questa bellissima conferenza ricordo di Antonio Cederna. Se ci sono delle domande, degli interventi, vieni Annalisa. Abbiamo qui Annalisa Cipriani di Italia Nostra. Non siate timidi, chiunque vuole intervenire o chiedere qualcosa è sempre il benvenuto. Vieni qui, Annalisa. Ops. Scusate se sto seduta, non sto molto bene. Allora, due cose vanno dette. Intanto, ringraziando Maglio, che ha fatto, e lo posso dire a buon ragione, forse la testimonianza ha dato più esaustiva in questi tempi, che sono poi 30 minuti, 40, non lo so, e posso dirla a buon ragione. Tre osservazioni. Su richiesta di Giulio Cederna, io ho georeferenziato con altre due archeologhe la Almalinda Giacumo, che forse Alessio conosce, in agosto mi ricordo, a Fosissimo. Abbiamo georeferenziato per l'archivio, abbiamo georeferenziato per l'archivio Cederna 1750 articoli solo su Roma. Appunto, Maglio ha fatto una lettura più ampia, diciamo, ma molto abbiamo poi riflettuto in associazione, perché una cosa va detta, di tutto questo panorama incredibile che sull'EFTE io ho chiamato in un articolo i partigiani del paesaggio, cioè questa difesa strenua, sì, perdente forse, ma non del tutto, diciamo, in questo paese, è dovuta a la spinta fortissima, il carisma di Antonio Cederna, ma quello che è stato lo spirito di ricostruzione dopo la guerra, che ha visto insieme Zanotti Bianco, Elena Croce, Olivetti, Mattei, il germe, e mi lo dico proprio con orgoglio come dirigente di Italia Nostra, se non si fosse costituita quell'associazione, se non avesse sostenuto e portato avanti, facendo maturare un'opinione pubblica, ogni battaglia che è stata citata da Maglio con i titoli degli articoli ha significato diffide, esposti, prese di posizione e parzialmente, alcune volte, vittoriosamente altro. Basta pensare alla tenuta del litorale di romano, che è la più grande area, diciamo, se non ci fosse stata una spinta complessiva, naturalmente con il seme, con quella fertilità data a, diciamo, da Antonio Cederna in nome di un'indignazione civica che, grazie a Dio, fra virgolette, l'associazionismo non tutto interpreta. Non so se maliziosamente Maglio ha parlato di associazione libera, associazionismo libero. Non lo so. So peraltro che non solo negli anni 50 e 60, diciamo, ma successivamente, quindi quando l'associazionismo è diventato nazionale, quando c'è stato un partito che non è stato poi un partito, purtroppo, verde, Antonio Cederna negli ultimi 6, anche 8 mesi non ha potuto scrivere sul suo giornale di riferimento, che è stato Repubblica, perché c'era la grande, grossa battaglia non finita che la città sta pagando, cioè il più grande affare urbanistico che Roma abbia avuto nel dopoguerra, che si chiama Tormarancia, 2 milioni e 200 metri cubi, poi ridotti da un assessore, ridotti, hanno cercato di ridurre. Io ho coordinato con la grande, come dire, coraggio, forza che mi ha dato Cederna, ormai allo stremo, faticatissimo, l'ultima telefonata prima di andare in Valtellina: Annalisa, tienmi al corrente per favore di quello che accade. Perché? Perché ad agosto, diciamo, può accadere di tutto nei consigli comunali. E su questa vicenda c'è da riflettere molto, perché è vero che gli anni 50, 60, saccheggio, questo e quell'altro, bellissima rassegna naturalmente documentaria, cinematografica, ma noi siamo in un paese
che non è riuscito a darsi una legge sul regime dei suoli. Quindi quello che racconta nella, diciamo, il palazzinaro napoletano nel film di Rosi oggi rimane. Faccio un esempio e chiudo solo per dire e ricordare un po' a tutti che le idee, questa figura merita non solo di essere raccontata, non solo di essere celebrata, ma interpretata dall'opinione pubblica, che deve dare battaglia in forma organizzata, diciamo, cittadini, comitati, associazioni. La variante di salvaguardia che permette, voi siete, immagino, tutti abitanti a Roma. Bene, se c'è una variante di salvaguardia che ha permesso di avere dei parchi a Roma, è stata, diciamo, una spinta data dai comitati, con i comitati, ma diciamo attraverso una regia, possiamo dirla così, di Italia Nostra Roma, che ha riunito questi comitati, ne ha fatto, diciamo, una stagione intera di dibattito, di osservazioni continue, e quindi anche poi di osservazioni portate anche al piano regolatore successivamente, per cui adesso la città, con tutte le sue naturalmente squilibri che continuano, c'ha anche questa ricchezza, si chiama proprio infatti, diciamo, Roma Natura, che riunisce una gran parte, ma non tutto, diciamo, del patrimonio di questa città. L'altra cosa che mi preme dire è proprio perché siamo di fronte adesso ad un intervento anche potentissimo finanziario, l'avrebbe detto Antonio, cioè Antonio mi raccomandava sempre: Annalisa, cita i numeri, Annalisa, cita i numeri. Io adesso i numeri, diciamo, del piano di riconversione e finanziamenti europei non sono in grado di farlo. So con certezza che questa, diciamo, se fosse stato vivo Antonio, avrebbe detto: attenzione, attenzione a questi numeri, attenzione alla trasformazione di questi numeri in procedure o in deroghe a procedure. E siamo in una fase in cui credo ci vuole molta attenzione, molta sensibilità, e se a voi capita nei vostri quartieri ci sono sicuramente delle condizioni, sarebbe lunghissimo, richiederebbe, ci sono delle trasformazioni in atto che sono già, diciamo, come dire, accelerate da questa promessa futura di finanziamenti. Anello verde della città, anello ferroviario, e potrei continuare. Sono trasformazioni potentissime che faranno atterrare, diciamo, come interessi economici una serie di servizi, di palazzine che non sono a servizio pubblico ma anche a privato. Ecco, io come sempre intervengo, come dire, con i piedi nel piatto, ma questo avrebbe voluto Antonio, quindi non solo raccontarlo ma cercare di portare anche, come cittadini sensibili, anche avanti alcune richieste, alcune osservazioni che si chiamano partecipazione attiva, naturalmente, alle trasformazioni di questo paese. Grazie. Ringraziamo Annalisa Cipriani e tutta Italia Nostra per quello che fanno dalla fondazione. E ci sono altri interventi? E purtroppo dobbiamo siamo in orario di chiusura. Se ci sono domande, altrimenti chiudiamo, perché abbiamo le 7 che incombono. Vi ringraziamo tutti e speriamo di rivedervi presto per la prossima, nostro incontro, per la prossima conferenza. Grazie a tutti.